Ciao amici, bentornati, ben ritrovati, un saluto a tutti da Tiziano per il gusto relativo, ancora un vino in degustazione, ancora in collaborazione con Vino 75. Assaggiamo ancora una volta un vino prodotto da Villa Filicaia, qui stiamo assaggiando nello specifico un Chianti Superiore. Per chi non lo sapesse, superiore indica il fatto che è di una percentuale, diciamo, di gradazione alcolica di un percento superiore, diciamo, al prodotto base, ecco, che in questo caso è il Chianti, ovviamente. Andiamo a scoprire il vino. Bene, dicevamo Villa Filicaia, Chianti Superiore di OCG, il nome è Vincenzo da Filicaia, Villa da Filicaia 2014, sì, stiamo degustando anche noi il 2014, Chianti Superiore di OCG 2014, Toscana, Sangiovese 100%, affinamento in barrique, una bordolese standard. 13.5 ci dice Vino 75 in questo caso, invece sulla bottiglia c'è scritto 13. Temperatura di servizio consigliata intorno ai 18 gradi, 17-18 gradi, siamo d'accordo, perfetto. Iniziamo a degustare il vino. Beh, io qui direi che siamo in presenza, partiamo ovviamente dall'analisi cromatica, dall'analisi visiva più che cromatica, siamo in presenza di un vino dal manto rosso rubino, mediamente intenso, limpido e trasparente. Trasparente e poco trasparente, direi, per essere un rosso, tutto sommato, non mi sembra che abbia una carica così intensa, quindi lo definirei tra il trasparente e il poco trasparente. Continuiamo l'analisi, ovviamente la fluidità la ometto quasi sempre per il semplice fatto che per me la maggior parte dei vini sono fluidi. In questo caso siamo in presenza di un vino che è decisamente fluido, o più che fluido, scorrevole, molto scorrevole direi. Passiamo all'analisi olfattiva e vediamo che cosa ci racconta al naso. Bene, una prima analisi dell'olfazione sicuramente ci porta, la prima analisi olfattiva di olfazione ci porta sicuramente famiglie che richiamano piccoli frutti a bacca rossa e a bacca nera. Direi più che il frutto in sé richiama piuttosto una marmellata, una confettura trasformata con dei piccoli frutti a bacca rossa, come dicevo, a bacca bianca. Penso per esempio a delle more e a dei frutti di bosco, per l'appunto. Quindi in primo luogo marmellata, confettura di piccoli frutti a bacca rossa e a bacca nera. Continuiamo con una leggera speziatura, qui il pepe nero ovviamente è solito dei vini rossi, la spezia che domina, ecco, le famiglie speziate, e anche qui ci ritroviamo una leggerissima speziatura. Devo dire che ci ritroviamo anche con un'olfazione un po' più profonda, una nota chimica che ricorda un po' l'odore dell'acetone, leggerissima, che non disturba peraltro. Ed infine, ma molto molto velata, la nota boisé, che richiama ovviamente al legno e quindi all'affinamento del vino. Direi che si può, ecco, concludere l'analisi olfattiva di questo vino, concludendo, diciamo, le famiglie che abbiamo appena descritto, e quindi definire questo vino mediamente complesso. È un Chianti Superiore tra il complesso e il mediamente complesso. Io lo definirei piuttosto, più che complesso, mediamente complesso, ma comunque gradevole al naso. Passiamo dunque ora all'ultima analisi, o la penultima se vogliamo, che è l'analisi gustativa. Interessante soprattutto per le retro olfattive di cui parleremo dopo, delle quali parleremo dopo. Innanzitutto, dicevamo, analisi gustativa. L'analisi gustativa ci mette, diciamo, mette in mostra il vino
nella sua poi essenza, perché il vino va bevuto, e porta un vino sicuramente, direi, un po' meno di rotondo, non ha un tatto elegante, un tatto, diciamo, con una grossa presenza. Un vino di medio corpo, non ha molto corpo, questo vino, chiaramente secco. Un vino, direi, anche sapido, tra il leggermente sapido e il sapido. È un vino dall'acidità fresca. Quello che è sicuramente, diciamo, scarna, diciamo, che si sente forse di meno, è l'alcolicità. Non mi pare che ci si trovi di fronte ad un vino caldo, anche se poi, diciamo, in conclusione, in finale, dopo un po' di tempo, un pochettino la gola comincia a riscaldarsi, però è davvero, diciamo, una situazione che si verifica dopo diversi sorsi, diverse bevute del vino, e quindi io non lo definirei un vino particolarmente caldo. Ecco, quello che volevo dire di interessante, per l'appunto, è la retroolfattiva, che poi è l'ultima analisi. In retroolfattiva sicuramente ritroviamo due cose che avevamo identificato nell'analisi olfattiva, che sono la spezia, nello specifico il pepe verde, e la confettura. La retroolfattiva richiama questa acidità, leggera acidità caratteristica della confettura e delle marmellate in generale, di piccoli frutti a bacca rossa e a bacca nera. E devo dire, adesso riassaggiandolo anche un po', fa rimanere anche un po' la bocca velata, soprattutto la lingua, caratteristica che in retroolfazione richiama, ma devo dire proprio in maniera leggera, molto 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 leggera, il sentore di vaniglia. Beh, la degustazione è finita, vi posso dire che questo vino si può abbinare a piatti di carne, ragù per esempio, ragù non troppo pesanti, e lo trovate sul Vino 75 al solito al prezzo di 18 euro circa. Questo è tutto da Tiziano per il gusto relativo. Come sempre, viva il vino!